Seconda udienza oggi all'Aquila nel processo in corte d'appello per la tragedia dell'hotel Rigopiano. La parola alle parti civili. Ci colleghiamo subito dunque con Luca Pompei che sta seguendo in queste ore proprio il susseguirsi degli interventi nell'aula aquilana. Luca, buon pomeriggio, a che punto siamo? Quali sono le novità che sono emerse questa mattina? Buon pomeriggio a te Carmine, un saluto agli amici telespettatori. L'udienza è terminata in realtà circa un quarto d'ora fa ed è stata aggiornata a mercoledì prossimo 20 dicembre. Dicevi giustamente tu, giornata caratterizzata dall'intervento delle parti civili che, ricordiamo, hanno presentato ricorso in audiovandum, al ricorso principale, quello della Procura della Repubblica, versa la sentenza di primo grado dello scorso 23 febbraio per la tragedia di Rigopiano, sentenza che, ricordiamo, ha assolto 25 dei 30 imputati. Parti civili che, insomma, si sono incentrate soprattutto sull'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, con l'obiettivo di smontare la sentenza del GUP di Pescara Gianluca Sanandrea. Abbiamo raccolto diverse testimonianze, cerco di parlare il meno possibile, Carmine, perché i contributi sono diversi. Allora partirei subito con uno dei principali avvocati di parte civile, Vania Della Vigna, che opera per la famiglia Angelozzi, in particolare per Silvia Angelozzi, sorella di Sara Angelozzi e cognata di Claudio Baldini, la coppia di Atri tra le 29 vittime nella tragedia di Rigopiano. Allora, come primo contributo io andrei ad ascoltare proprio Vania Della Vigna e Silvia Angelozzi, che era oggi presente in aula. Oggi il giorno delle parti civili, richieste di soccorso inascoltate, mancata applicazione di tutte le misure possibili e immaginabili per tutelare la sicurezza degli ospiti dell'hotel Rigopiano. Vania Della Vigna, su questo si incentra il vostro intervento di oggi. Sì, su questo dovere che avevano i soggetti agenti, le istituzioni, i dirigenti, coloro che avevano obblighi e doveri di protezione civile, che non sono intervenuti. Non sono intervenuti né esaminando il rischio e quindi il pericolo di una valanga, ma soprattutto neppure esaminando il rischio e il pericolo dell'abbondante nevicata. Lo stesso sindaco aveva fatto un'ordinanza di chiusura, giustamente, delle scuole, aveva chiesto alla popolazione di non uscire se non in casi di particolare necessità, eppure si lasciavano indisturbati e in una trappola che io ho definito mortale i poveri ospiti dell'hotel e anche i dipendenti. E io rappresento e difendo Silvia Angelozzi, che ha perso Sara e ha perso il cognato Claudio, la coppia di Atri che è morta lì e che per ironia della sorte doveva proprio uscire da quel resto il martedì 17 e quindi evitare la morte del mercoledì 18, ma sono stati indotti a rimanere. Nessuno ha detto loro che c'era pericolo, neppure il pericolo isolamento, che comunque li avrebbe indotti ad andare via. E questa povera ragazza, nelle suoi WhatsApp, nelle ultime parole che scrive consegnate ai WhatsApp, lei dice, Silvia dice, anzi Sara dice, che praticamente non riesce a contattare Silvia e quindi Sara Angelozzi dice: siamo bloccati, un incubo, oltre 4,5 metri di neve, però adesso un bobcat ci verrà a salvare. Quindi c'è questa fiducia di questa povera ragazza che insieme al marito muoiono con la speranza che le istituzioni intervengano e invece non sono intervenuti. Questo non voler intervenire, non intervenire, li ha consegnati a morte certa. E noi oggi invece, noi con Silvia, abbiamo fiducia nelle istituzioni e quindi confidiamo in una revisione della sentenza di primo grado e un accoglimento degli appelli. Silvia, una sentenza di primo grado che vi ha lasciato l'amaro in bocca ovviamente, ma quanta speranza c'è in questo secondo grado? Ma c'è molta speranza, ripeto, dall'intervista precedente sinceramente, ma da quello che dicevo anche soprattutto al mio avvocato.
Sono molto fiduciosa perché dalle discussioni che hanno fatto oggi le hanno dette e ribadite nuovamente, ma forse ad orecchie molto più attente. Questo penso in cuor mio possa essere un punto a nostro favore. Dunque Luca, tante le testimonianze, si sono ripercorse quelle ore, soprattutto le vicende delle singole famiglie, appunto le storie che ci stai riproponendo. Mi pare che ci sia però da parte delle parti civili una unanime posizione nel censurare alcuni aspetti della sentenza di primo grado. Assolutamente sì, tra poco lo ascolteremo nelle parole di un altro avvocato di parte civile, Alessandra Guarini. Intanto, giusto per aggiungere e dare più completezza alla notizia, al termine dell'udienza c'è stato anche l'intervento di alcuni avvocati e difensori di alcuni imputati, ma il presidente della Corte d'Appello, Aldo Manfredi, ha rigettato un appello per un vizio di forma a carico di un imputato minore. Adesso andiamo a sentire con le riprese del nostro Donatello Ricci l'intervista ad Alessandra Guarini, che sintetizza in questo minuto scarso quella che è l'impronta particolare delle parti civili in questo processo di secondo grado. Ascoltiamo. Alessandra Guarini, difensore di parte civile, oggi è stato il giorno delle parti civili. Su cosa avete puntato nel sottolineare quello che è l'impianto accusatorio? Allora, io più che sottolineare l'impianto accusatorio ho, ahimè, rimarcato la carenza dell'impianto motivazionale del giudice. Questa è una sentenza che io ho definito capovolta, è una sentenza in cui il giudice ha ragionato letteralmente al contrario, e se è vero che, diciamo, l'aspirazione alla giustizia è un tratto caratteristico del diritto, qui il diritto è rimasto totalmente incompreso e quindi noi abbiamo chiesto che questa Corte si pronunciasse, soprattutto rilevando questa censura che, ripeto, abbraccia tutta la sentenza. Il giudice ha scelto l'approccio metodologico sbagliato e nell'indecisione e nella confusione, anziché condannare tutti, ha assolto pressoché tutti. Luca, soltanto prima di salutarci, riepilogare le tappe serrate di questo processo d'appello, già scandite dal calendario diffuso da settimane. Si inizia, in parte è avvenuto già oggi, ce l'hai detto, ora con le difese. Sì, intanto prima della pausa per le festività natalizie, mercoledì prossimo 20 dicembre ci sarà l'intervento degli avvocati di Paolo D'Incecco, dirigente della provincia di Pescara, uno dei tre condannati per disastro colposo, insieme a Mauro Di Blasio e al sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta. Quindi è un'udienza molto importante quella di mercoledì prossimo, perché si entrerà appunto nel merito delle questioni riguardanti gli unici imputati condannati in primo grado. A te, Carmine.